Abbiamo presentato oggi a Verona la Giro E 2020, la seconda edizione. Quest'anno prenderà via dalla Sicilia, saranno 18 tappe. Il Giro E di quest'anno consente la partecipazione a 15 team, ogni team composto da 6 concorrenti che possono anche cambiare ogni giorno. Avremo team con personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, avremo anche un team formato da ex piloti di Formula 1, di MotoGP, per cui comunque sicuramente sarà grande interesse attorno a questo evento. 18 tappe, per cui faremo tutte le 18 tappe italiane, comprese anche le cronometro, che sono le novità di quest'anno. Ogni tappa, le tappe sono più brevi rispetto alle tappe del Giro d'Italia, quindi partiranno un po' più vicine rispetto all'arrivo, e però poi dopo si innesteranno sul percorso del Giro d'Italia per arrivare fino all'arrivo, un'ora e mezza prima dell'arrivo dei professionisti. Durante il percorso sono previste delle prove di regolarità a squadre, e poi ci sarà la volata finale, che è riservata ai soli capitani delle squadre, e per cui verranno poi dopo stilate delle classifiche. Saremo in Calabria quest'anno per la tappa che partirà da Soveria Mannelli e arriverà a Camigliatello Silano. Allora, la tappa partirà dalla splendida località di Soveria Mannelli, dove in partenza, oltre diciamo al Giro E, faremo tutta una serie di attività. Già diciamo dalla mattina verranno fatte delle attività collaterali, ci sarà la presentazione dei team, dopodiché la partenza del Giro E, la sosta della carovana pubblicitaria e quindi poi dopo il passaggio della corsa rosa. Il percorso del Giro E è di 89 km, ma sarà sicuramente un percorso molto impegnativo, perché avremo il valico di Montescuro, una salita di oltre 25 km che metterà a dura prova le batterie dei concorrenti, per cui sarà sicuramente una bella prova da affrontare.